Bene, rieccoci per un nuovo appuntamento con Advisory Update per parlare dell'argomento che vedete in sovraimpressione nel nostro titolo, l'importanza dei mercati esteri oggi e non soltanto. Lo facciamo attraverso affariesteri.it che anche attraverso la home page che state vedendo, insomma, racconta in qualche modo una realtà importante e non a caso, insomma, è anche le Fonti Awards 2019. E 2020, adesso ne parliamo ovviamente tra poco con il nostro ospite, per le soluzioni innovative rivolte alle imprese che intendono sviluppare o consolidare le proprie attività commerciali all'estero attraverso progetti di international business e per aver creato business plan innovativi in grado di ottimizzare i processi aziendali. Benvenuto e grazie per la disponibilità a Carlo Russo, CEO di affariesteri.it. Buongiorno Carlo. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Dicevo, le Fonti Awards 2019, ma anche le Fonti Awards 2020, corretto? Esatto, sì. E allora, veniamo a noi, perché qui si parla, insomma, di mercati esteri, di investimenti e di, sostanzialmente, insomma, soluzioni per chi intende consolidare o avviare la propria attività all'estero. Ed è un argomento attuale, molto attuale. La stagnazione del mercato interno e della crescita economica spinge sempre più imprenditori a lanciarsi nei mercati esteri. L'obiettivo qual è? Beh, operare in nuovi contesti economici, ampliare il proprio target di riferimento. E allora cerchiamo un po' di capire, assieme a Carlo Russo, quali sono i vantaggi e le criticità di questo processo che probabilmente è complesso, ma che può in qualche modo snellirsi attraverso proprio, insomma, la direzione, ecco, viene indicata proprio da voi, insomma, di affariesteri.it. Sì, l'internazionalizzazione è, come è ovvio, una delle operazioni più complesse che una società possa intraprendere nel corso della sua storia evolutiva e di crescita. Dato il contesto globalizzato, la stagnazione del mercato interno, la carenza di rappresentanza che stiamo vivendo, le imprese sono oggi sempre più consapevoli di dover guardare oltre confine e chi non lo fa rischia di perdersi. Le aziende che invece desiderano internazionalizzarsi e cambiano policy non solo sopravvivono, ma sviluppano il proprio giro d'affari creando nuove opportunità di rilancio e di sostentamento. Dunque qui interviene, insomma, in qualche modo affariesteri.it e i vantaggi, insomma, e le criticità di questo processo li abbiamo in qualche modo presentati. Adesso poi magari entriamo più nel dettaglio di questi aspetti, anche cercando un po' di mettere a fuoco quanto è importante per un'impresa che intende ovviamente internazionalizzare, che magari una volta era un'espressione quasi che non esisteva, ma insomma adesso è quanto più attuale possibile. Prevede, dicevamo, quanto è importante per un'impresa che intende internazionalizzare prevedere nella propria governance, in un CDA, un amministratore indipendente, situazione che si viene a verificare sempre più spesso, esperto ovviamente in mercati esteri. Prego Carlo. Beh, la sua domanda fa centro, insomma, proprio perché mi sento di dire che un forte e autorevole consiglio d'amministrazione con la presenza di amministratori indipendenti è fondamentale, imprescindibile per aiutare l'impresa ad espandersi all'estero. La mia esperienza personale, i casi di successo dei nostri clienti e ora numerosi studi suggeriscono che uno dei fattori critici di successo dell'impresa è la sua stessa struttura di governance e all'interno di essa la previsione che il CDA sia formato non solo dal CEO o da esponenti della proprietà o della famiglia, ma coinvolga uno o più autorevoli amministratori indipendenti, riconosciuti esperti nel gestire la complessità proprio dell'internazionalizzazione. Potrei dire che in linea generale il consiglio d'amministrazione formula la strategia dell'azienda a breve, medio e lungo periodo, approvando i piani strategici, industriali, finanziari e ha il compito di monitorare. Se andiamo più nello specifico, il CDA, forte della presenza di un amministratore indipendente, specialista di internazionalizzazione, ha il compito di affiancare e indirizzare il CEO nell'intraprendere il percorso dell'internazionalizzazione,
o rafforzarne la presenza nei mercati internazionali. Di converso, il mancato supporto da parte del CDA al CEO o la insufficiente comprensione dei rischi e dei vantaggi risultano essere tra le principali cause frenanti le operazioni internazionali delle imprese, soprattutto nel caso di imprese familiari, dove i direttori esterni, gli esperti di internazionalizzazione non sono sempre in grado di mitigare e superare in modo convincente l'avversione al rischio della proprietà. Pertanto, oltre a dotarsi di un management eccellente in grado di operare sui mercati esteri, oggi è necessario aprire la governance dell'impresa a risorse e a professionalità che operano a loro volta nei mercati esteri e che possano intraprendere le politiche di espansione all'estero e dialogare con il management stesso per valutare la rischiosità e bilanciarne la spinta. Il consiglio d'amministrazione non deve pertanto essere considerato solo una sede dove si esprimono la volontà e gli interessi degli azionisti, da esercitarsi invece nell'assemblea dei soci, ma può essere un motore propulsivo, una fonte importante di expertise, di competenze che possono facilitare il processo di internazionalizzazione. E ciò è particolarmente vero quando si crea una virtuosa combinazione con amministratori indipendenti esterni, esperti in tali processi, i quali possono agire anche con la loro autorevolezza e la propria reputazione da ponte tra l'impresa e l'ambiente esterno, tra l'impresa e il paese target, mettendo in gioco le proprie relazioni per facilitare l'accesso alle risorse necessarie all'internazionalizzazione. Mi viene in mente insomma, il ragionamento che ha fatto Carlo è molto chiaro. Mi viene in mente così una curiosità, e mi scuso se esco un po' magari fuori dai binari. Immagino serva anche una certa fiducia, no? Da parte di queste aziende ad affidarsi a elementi di valore, con esperienza, come diceva lei, insomma, con qualità, ecco, da mettere a disposizione. C'è quel momento in cui comunque bisogna superare una certa diffidenza di mettere nelle mani comunque di un elemento esterno, per quanto valido, alcune decisioni della propria azienda. Questo passaggio, voglio dire, non è così scontato, oppure insomma, alla fine è pur sempre, no? Si tratta sempre di gente che lavora e che ha come obiettivo il profitto sostanzialmente, insomma, e quindi anche in quei casi ci si può allargare, si può aprire la mente, non soltanto appunto a supporti esterni, per quanto diciamo ignoti, tra virgolette. Sì, beh, diciamo che questo è fondamentale per tutte le imprese che comunque vogliono crescere, perché è chiaro che tutto da soli non lo si può più fare. Non siamo più negli Vero? anni 60 o 70, dove era forse ancora per alcuni possibile. Oggi purtroppo l'imprenditore che non delega è un imprenditore destinato a non crescere. Fermo restando il fatto poi che avere un amministratore indipendente all'interno del consiglio di amministrazione non vuole assolutamente dire mettergli in mano le chiavi dell'azienda, anche Certo. perché il consiglio poi è l'imprenditore, è chiaro che ha sempre la maggioranza del consiglio, quindi io non la vedrei così, non la porrei così, ma la vedrei come un sostentamento proprio, cioè un portatore di valore. Il consigliere indipendente in CDA, cioè è proprio per questo che Chiaro. dicevo servono professionalità. Certo, però secondo me questo è un aspetto che ha spiegato ancora di più, è importante, insomma, per chiarire ancora di più, insomma, le dinamiche che ci sono appunto dietro questi aspetti importanti. Dicevamo di internazionalizzare, internazionalizzazione, che deve sempre nascere dalla strategia aziendale. E allora la domanda è come si definisce, a questo punto mi rivolgo proprio a lei, Carlo Russo, CEO di affariesteri.it, come si definisce il suo approccio e soprattutto il suo metodo a supporto delle aziende, ovviamente considerando sempre ormai quella che stiamo considerando come keyword di questa piccola chiacchierata, e cioè l'internazionalizzazione appunto da parte delle imprese che intendono intraprendere questa strada, questo percorso. Certo.
Beh, l'internazionalizzazione di un'azienda deve sempre nascere da una profonda conoscenza dei mercati, delle dinamiche commerciali e non dei singoli paesi e dei paesi target, obiettivi ovviamente. Ma in primo luogo è fondamentale conoscere a fondo i prodotti, i servizi che l'azienda vuole esportare. Quali sono le dinamiche produttive, qual è il target aziendale, perché molto spesso nelle aziende ci si creano degli obiettivi riguardanti l'internazionalizzazione, quindi si prendono come target dei paesi ritenendoli idonei al proprio business. Una persona che conosce quei mercati, capendo il business dell'azienda, può anche consigliare di dire no, non è il tuo mercato, non è il mercato adatto alla tua azienda. Magari accanto c'è il paese più strategico, quindi è necessario avere un quadro estremamente chiaro della direzione che l'azienda intende seguire per far sì che l'operazione di espansione dei mercati diventi vincente, insomma, perché poi l'obiettivo ultimo è quello. Ecco perché dico che oggi è fondamentale avere un esperto di internazionalizzazione all'interno del CDA. Che insomma possa fare da tramite tra due mondi, insomma, magari un mondo che finora Certo. si è sviluppato in un determinato e che guarda, insomma, là dove ci sono sicuramente occasioni, opportunità. Come abbiamo detto in apertura, siamo in una fase di stagnazione, insomma, del mercato interno, e quindi, siccome si parla tanto di crescita, 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 la crescita a un certo punto bisogna indirizzarla verso nuovi lidi, e insomma si spinge sempre più imprenditori a lanciarsi nei mercati esteri. Venendo ad affariesteri.it, ho visto che comunque, insomma, è una realtà con più sedi dislocate in Italia, corretto? Sì, abbiamo sedi a Firenze, a Roma e a Milano. Con ovviamente, insomma, l'opportunità di, o meglio, la disponibilità e la finalità in generale dell'intervento, che è migliorare, insomma, la competitività di imprese, favorendo in qualche modo, incentivando le stesse a operare nell'ambito dei mercati internazionali e nazionali. Come detto, affariesteri.it peraltro è anche credo un dominio abbastanza felice, nel senso che è molto immediato, insomma, viene in mente quasi il ministero, no? Il Ministero degli Affari Esteri. È stato diciamo, da dove nasce, se posso chiederglielo, Carlo, l'origine, insomma, del nome del dominio? È stato proprio È basato un su. nome molto istituzionale, come diceva lei. Diciamo che abbiamo messo in gara, ci sono dei siti che fanno questo, dei vari esperti di loghi, di marchi, eccetera, eccetera, e alla fine abbiamo scelto questo. È risultato per noi il migliore, ecco. Ok, insomma, è stato sviluppato un nome in maniera abbastanza classica, diciamo così, Professionale, professionale, esatto, sì. senza farsi influenzare magari da determinate esperienze alle spalle di ciascun membro, insomma, del gruppo. A questo punto io direi che, insomma, per chi fosse, insomma, avesse ulteriori curiosità, insomma, da voler esaudire, può andare appunto sul sito affariesteri.it, dove ci sono anche contatti, insomma, c'è tutto. Assolutamente, assolutamente. E allora, grazie per questo approfondimento a Carlo Russo, CEO di affariesteri.it. Buon lavoro e ovviamente a presto. Grazie a voi e buon proseguimento di serata. E allora, noi facciamo così, ci fermiamo adesso per un breve break pubblicitario, rientriamo tra qualche minuto e ovviamente riprendiamo in mano, insomma, le redini della nostra diretta dei mercati e dell'andamento, soprattutto di quello che sta accadendo, dello spoglio, insomma, delle elezioni americane, che ancora non ha un nome vincitore. Insomma, a oggi, ma probabilmente entro la fine della settimana, potremmo ancora non conoscere chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti.